La cosa che comunque è positiva nel film è che si capisce con chiarezza che quella cosa che una volta si chiamava popolo, ancora massa, e che gli studiosi oggi chiamano sciame, in effetti è uno sciame, cioè qualunque sia il personaggio o la situazione, o il tipo di comunicazione con cui si trovano a fare i conti, si comporta sempre nel modo sciagurato, diciamo così, dello sciame, cioè è un sistema emergente per cui il movimento di uno determina immediatamente la uguale reazione in tutti quelli vicini. Per cui se uno urla "Don't look up", tutti urlano "Don't look up" oppure il contrario. Quindi la questione non è tanto il contenuto, essere capaci di alleggerirsi, essere liberi o meno, quanto è appunto il fatto che si è non liberi proprio nel fatto che la mente umana è così, è prevalentemente portata alla velocità, alla reazione puramente sensoriale e sentimentale, e che effettivamente rende i grandi e i piccoli, presuntuosi, studiosi e persone più banali esattamente uguali. Ognuno agisce fondamentalmente sulla base dei sentimenti, ovvero quello che Damasio chiama l'intelligenza implicita, che appunto viene dalle viscere, dal primo sistema nervoso che l'animale in movimento è in grado di usare per rendere più efficace la sua sopravvivenza, cioè allontanarsi dal pericolo e avvicinarsi all'eventuale risorsa. Ma appunto in termini puramente e rapidissimamente identificabili con sentimenti come paura oppure piacere. Bene, questo è quello che adesso in effetti tramite i media, tramite mainstream, siamo condannati ad essere la reazione immediata a qualunque stimolo da parte dell'uomo colto, da parte dell'uomo non colto è praticamente lo stesso. Vediamo nel film, c'è cioè un'unica persona che in effetti rimane in un certo senso aliena a questa cosa ed è la giovane ricercatrice che però a sua volta poi è meccanicamente sempre uguale a se stessa, cioè una situazione abbastanza, come dire, favolistica, finta, che però ha la pretesa di proporsi naturalmente nei termini di realismo, cioè come dire, nello schema del film. Ci sono i giovani, le ragazze innocenti, pure come la ricercatrice che si accontenta di un semplice tè, pure se sta a guardare l'universo, saranno loro in qualche modo così puri, così precisi e semplici come sono a salvare il mondo. Solo che lei poi non fa altro che piangere, e appunto puro sentimento di reazione di paura, e quando non piange si ritrova isolata. Non fa altro che, diciamo pure tra virgolette, cercare piacere. Come? Con un ragazzo che non fa altro a sua volta che giocare con le tavole e che guarda il cielo e che veste chiaramente da più o meno rapper alternativo, ma che stanno unicamente anche loro, banalmente solo, pieni di sentimenti buoni, mentre gli altri hanno sentimenti cattivi. Quindi in pratica, don't look up o look down significa banalmente devi avere dei sentimenti di un tipo piuttosto che un altro, non ragionamento, ma semplicemente reazioni sentimentali, esattamente quelli che vediamo attualmente, come dire, nelle varie nazioni europee, sicuramente di fronte alla questione della guerra in Ucraina, in cui c'è un coro unanime da parte di quelli che presumono se come intellettuali e quelli che li stanno a sentire, di appunto don't look up o look down, a seconda dei vari contenuti. Sentimenti allo stato puro, racconti anche di tipo puramente, come dire, banalizzanti, tipo appunto come don't look up, buoni e cattivi, nettamente e facilmente riconoscibili. Ma la realtà è un'altra cosa.